buonasera a tutti e grazie per l'invito. Sempre. No, dopo vi vorrei parlare del PD. Non ridete, ci sono cose che insomma non c'è niente da ridere quando viene nominato il PD. E io sono molto ottimista, entusiasta. Due anni fa lavoravo in Ecuador, ero un po' squattrinato, mi occupavo di orti urbani nella periferia di Quito. E lunedì scorso mi ha invitato, sono andato a nome della Commissione degli Affari Esteri della Camera dei Deputati a parlare con il Ministro degli Esteri dell'Ecuador. Due anni fa stavo lì, facevo l'autoscopista e già studiavo la rivoluzione cittadina, la rivoluzione ciudadana del Presidente Correa, il quale ha estinto il debito pubblico e l'ha dichiarato immorale, ha cacciato il Fondo Monetario Internazionale, Fondo Monetario nel quale ha lavorato il Vice Ministro della Scienza Butapassina. E dopo due anni stavo lì a parlare con il Ministro degli Esteri che ha invitato me e alcuni miei colleghi a incontrare il Presidente Correa a Quito e a parlare di debito pubblico. Due anni fa, tre anni fa, il Vicepresidente Di Maio veniva picchiato in un convegno del PD in campagna perché chiedeva trasparenza. O Salvatore Micillo, un altro deputato campano, prendeva le manganellate fuori le discariche nella Terra dei Fuochi. Oggi Luigi Di Maio è vicepresidente della Camera e presiede come un fenomeno. Il Salvatore Micillo ha appena depositato una legge che istituisce il reato ambientale gravissimo e sta lì in Parlamento a lottare per la sua terra. Non vi sembra questo un miracolo? Incredibile, un miracolo. Incredibile, per quello pensiamo noi. Succede, sì. Bisogna solo avere fiducia, convinzione e lavorare tanto, essere presenti dovunque, andare casa per casa. La campagna elettorale si fa così, spegnendo le televisioni dei vicini, ma non mettendo le antenne, a parte il servizio pubblico che faccio stasera, cioè, un po' i ruffiani. E dopo il servizio pubblico si spegne la televisione, giusto? E bisogna fare questo. Ce la facciamo. L'avete notato gli attacchi, come si sta comunque intensificando, gli attacchi della Beata Gioventù, Napolitano, Sartori e Scalfari. Lo state notando. Questi sono ottimi segnali, significa che hanno paura fondamentalmente. Hanno paura che alle prossime europee prenderemo il 30%, hanno paura che qua non so se vinceremo o non vinceremo, ma comunque entreranno dei cittadini. E dovunque entrano, io ti faccio l'esempio di Pomezia, che è un comune industriale di fianco a Roma, dove qualche anno fa è entrato un consigliere, Fabio Tucci, ha lavorato bene e dopo qualche anno è diventato sindaco. Era da solo, è diventato sindaco. Quando entra una persona in un consiglio comunale, lavora bene con una squadra, con i cittadini, dopo si vince, è un dato di fatto. Hanno paura perché sono niente, come dice Paola Taverna al Senato, sono davvero niente. Noi pensavamo quando siamo entrati che fossero anche persone giovani. Li guardavamo all'inizio anche con un minimo di timore reverenziale, no? Li avevamo sempre visti nelle televisioni. Poi ti accorgi che sono robetta, cioè se il parlamentare lo fa Gaspari lo fa anche quel tombino. Il PD, io odio il PD con tutto il cuore, lo odio politicamente e rivendico il diritto di odiare un partito. Lo odio in quanto anche ex elettore, scusate, ho già schiacciato le colpe, ho detto molti padri nostri, ho fatto comunque la in ginocchio con il Santore Santa Maria Corretti a Roma, però sì, un tempo credevo che fossero differenti. In realtà è vero, sono differenti, il PD ha fatto tutti gli anni. È vero, è l'ipocrisia fatta persona. Tre tempi, Renzi, il buco con la camicia bianca intorno, il nulla assoluto, D'Alema e che fascina. Renzi l'altro giorno al servizio pubblico, e a me, come dire, sono rimasto di dispiaciuto, nessuno gli abbia detto di votare la mozione di sfiducia alla cancelliera, dice beh, si dovrebbe dimettere. E dato che dice che ha con sé 150-200 parlamentari, ti spingesse a votare la nostra mozione di sfiducia nei confronti della cancelliera. D'Alema rilascia un'intervista al Fatto Quotidiano e dice beh, Renzi doveva parlare prima, non dopo un voto parlamentare. Quale voto parlamentare? Che la mozione deve essere ancora calendarizzata, viene calendarizzata la settimana prossima. E Fassina si permette di mettere in discussione le coperture sul reddito di cittadinanza, a parte il fatto che se oggi si parla in Italia di reddito di cittadinanza è grazie ai comitati che lo fanno e che lavorano sulla questione da tanti anni, ma soprattutto grazie al Movimento 5 Stelle che ha introdotto un argomento in Italia che era totalmente come dire, escluso, ma parla di coperture perché hanno paura delle coperture, sì, hanno paura.
perché si sono sempre coperti reciprocamente, hanno paura. E Fassina si permette di giudicare inattuabili il reddito di cittadinanza, sì, perché lui è l'esempio del reddito di appartenenza, è sempre appartenuto ad una casta. È Centaglia, questa è Centaglia, mi assumo le responsabilità, glielo già detto in Parlamento e glielo dirò. Perché l'Italia muore, il Movimento 5 Stelle porta una proposta concreta con la copertura in Parlamento, pensano che possa essere migliorata, perfetto, si iscrivessero al Movimento 5 Stelle, andassero sul blog di Beppe Grillo, D'Alema, Prodi, Fassina, facessero degli bei emendamenti e migliorassero la nostra proposta. Noi vogliamo migliorare in Parlamento, che il PD si assumesse le responsabilità, ma guardate ragazzi, sono davvero niente, sono immischiati, sono collusi, hanno difeso il potere ancora peggio del popolo della libertà in questi anni. Io il popolo della libertà chiaramente non sapete come la penso, però cioè, comunque molti di loro, in particolare il leader, sono delinquenti. Io rispetto più un delinquente rispetto a un cretino, il delinquente almeno ogni tanto si riposano, i cretini del Partito Democratico non si riposano mai, perché dopo c'è un comizio qua del Partito Democratico, bene, vi consiglio di rimanere. Poi votate chi vi pare, votate il Partito Democratico, la Lega, se il po', a me non ci interessa, basta che partecipiate, basta che se c'è la partecipazione e l'informazione li spaziamo via, chiunque, in 4 secondi, comunque rimanete qua, così poi diranno alla piazza piena, e fatevi queste domande, no? Perché lo abbiamo preparato, sarebbe anche ora che tanti giornalisti, ce ne sono di bravi giornalisti in Italia, ce ne sono tantissimi, vi facciano queste domande facili. Perché governate con un condannato? Facile. Perché governano con condannato? Cioè, devo capirlo. Cioè, basterebbe buttarlo giù, ma che ci vuole? Sì, non ne parliamo ragazzi. Perché non avete votato Rodotà se i vostri elettori volevano Rodotà? Noi andavamo in giro a parlare con i deputati del Partito Democratico e gli chiedevamo votate Rodotà, no? E loro ci dicevano ovvio, sarebbe il miglior presidente della Repubblica possibile, ma non lo votiamo perché l'avete proposto voi. Si devono vergognare. Perché stiamo ancora in Afghanistan? 5 miliardi di euro, più del gettito IMO, questi li dicono per 100.000 euro qua, 100.000 euro di là, e continuiamo a combattere una guerra persa e inutile, la guerra che è durata di più dalla seconda guerra mondiale in poi. Perché comprate gli F-35 se ci avete presi tutti? Ipocriti! Perché? Perché non avete ancora votato la decadenza di Berlusconi? Chiamano, rimandano qualsiasi cosa. La decadenza di Berlusconi si può votare domani, perché non la votano? Non so leggere la mia scritta. Perché non avete proposto una legge sul conflitto di interessi? Il conflitto di interessi non è soltanto Berlusconi, è il ministro cancelliere, l'MDS, è questa mafia che c'è in tutta Italia, non è soltanto Berlusconi, è riduttivo, Berlusconi è morto, è finito, bisogna distruggere gli interessi mafiosi, le collusioni che ci sono tra potere politico, potere industriale, criminale, eccetera, eccetera. Perché non votate per la dimissione del ministro cancelliere? Arriverà la nostra mozione in aula, votate, i giornalisti glielo chiedessero, chiedeteglielo voi, qua sotto, scusi, non so chi verrà dopo, scusi? Fate la mano, posso fare una domanda? Perché non votate per la mozione di sfiducia alla cancelliera? Perché non approvate, migliorando appunto la proposta sul reddito di cittadinanza del Movimento 5 Stelle? Perché? Perché non rinunciate ai rimborsi elettorali? Perché? Perché non rinunciate a parte dello stipendio come facciamo noi? Io personalmente sono romano e posso chiaramente rinunciare, come dire, no, io rinunciare a una parola, questa non so soldi che appartengono a noi, sono dei cittadini, per ridare indietro più soldi magari di Luigi che chiaramente viene da Napoli e si è perduto una casa, chiaramente. Io in 2 mesi e mezzo ho restituito 18.450 euro, mia madre ancora non mi rivolge più la parola, non mi parla più. Queste sono proposte che hanno fatto dei cittadini onesti delle istituzioni che nell'ultima campagna elettorale venivano definiti inesperti. Ci fate caso che nessun mezzo di informazione più parla della nostra inesperienza? Ci fate caso, adesso i problemi sono altri. Adesso è perché non avete dato la fiducia al PD, penso non abbiate capito, se qualcuno l'ha capito poi ve lo spiego in separata sede. E oggi non si parla più di inesperienza, perché abbiamo fiori di laureati, perché dal punto di vista accademico nessuno vanta i titoli che vantiamo noi, perché nessuno ha il coraggio, ma non tanto il coraggio, la libertà di alzarsi in piedi e fare i discorsi che facciamo noi, che fa Mirella qui della Basilicata, che fanno tutti i miei colleghi, che io non voglio dire che rischiano la vita, però comunque ci mettiamo contro degli interessi davvero grandi in Campania, pensate ai deputati in Campania, il lavoro che stanno facendo contro la camorra. Abbiamo dimostrato che dei cittadini normali, mettetevi in testa, anche voi, oggi ci stiamo noi, la prossima volta ci starete voi. Chiunque qui, basta che sia trasparente, onesto, abbia voglia di lavorare, può fare il parlamentare. Ci hanno detto, no, ma questo è il lavoro che appartiene solo a determinati enti. Ma di chi? Ma dei ministri in Francia? Ma li avete ascoltati, quello che dicono?
come parlano, come si esprimono, ignoranza assoluta. Non voglio dire che siano tutti ignoranti, ma c'è un'enorme incidenza di ignoranza. C'era quelli di scelta civica, passati come montiani, no? I bocconiani, gli esperti, quelli che si tolgono le scarpe e ce le tirano perché diciamo fuori ladri dal Parlamento, cioè non è che abbiamo detto fuori gli onesti dal Parlamento, abbiamo detto fuori ladri dal Parlamento e si fa. Succede questo. Oppure tutti parolacce di ogni tipo, c'era i bocconiani, cioè, mi ha dato del coglione intero e a Sicilia del mezzo coglione perché quando era, perché lo chiamavamo contro la violazione della Costituzione, cioè, anche Sicilia si è incarabbiato perché per noi lo vale uno, perché non devi dire coglione intero o nel mezzo coglione. Cioè sono questi i personaggi in Parlamento, chiunque qui potrebbe essere un parlamentare, chiunque qui. Qui c'è la lista con dei cittadini come voi che dovete controllare ancora di più di quanto ahimè non abbiamo controllato i parlamentari o i consiglieri degli altri partiti. Qui c'è una lista di cittadini come voi che devono essere controllati, fiati sul collo, perché pure loro possono sbagliare, non vengono da Marte, eh? Vengono da questo mondo dove la corruzione, la contaminazione è altissima. Dovete partecipare e controllarli per fare in modo che si riducano le possibilità di errore da parte loro. È il nostro dovere di cittadini, eh? Per forza. Se ci fosse stata la partecipazione, l'informazione libera, il chiaro sul fuoco, il controllo popolare intorno al potere, non ci sarebbe mai stato D'Alema, Berlusconi, Cassini, Gasparri, Cicchito, posso fare questa nuova, non vi vorrei rovinare la scena. Pier Nicola Pedicini adesso parlerà, il candidato alla presidenza di questa meravigliosa regione che io non conoscevo. È un cittadino come voi, io vi invito ad andare avanti. La strada è quella giusta, alle prossime elezioni, quelle europee, sfonderemo, sono convinto, quota 30% e a Scendiletta del potere gli si metterà molto molto male perché dovrà giustificare il fatto che il Movimento 5 Stelle sarà la prima forza politica anche in Europa. Se andiamo avanti in questa strada, guardate le piazze, io giro tantissimo insieme ai miei colleghi e aumentano quotidianamente il nostro movimento, forse lento, ma davvero inesorabile, come dice Roberto Fico. Andiamo avanti, che questa è la strada giusta, ci riprendiamo il paese, le istituzioni, se cambiamo l'Italia cambiamo il mondo intero. Viva la Basilicata e un abbraccio a Pier Nicola.